calciomercato estivo è entrato nella fase decisiva. Gli aggiornamenti di venerdì 16 agosto sulle trattative delle big di Serie A, e non solo. Meno uno all'inizio del nuovo campionato di Serie A, con tante squadre che devono ancora completare la rosa e piazzare colpi decisivi tra colpi di scena e attese. E così anche il mercato è entrato nella fase finale. La Juventus insiste per Kop Mainz e ha alzato l'offerta per convincere l'Atalanta a dare il benestare per la cessione del centrocampista olandese. 59 milioni di euro sul tavolo tra parte fissa e bonus. Intanto giunto il rilancio per Nico Gonzalez e aspetta il via libera per il passaggio alla Fiorentina di Gudmundsson, ormai a un passo da lasciare il Genoa per approdare in viola alla corte di Paiadino. Niente Inter quindi per l'attaccante islandese, con il club campione d'Italia che punta l'argentino Palacios per completare il pacchetto difensivo. I cugini del Milan coronano il lungo inseguimento a Fofana, il centrocampista francese è atteso nelle prossime ore in Italia per iniziare l'avventura in rossonero. Paulo Dybala, infine, si avvicina all'addio alla Roma per approdare all'Al-Khazzah in Arabia Saudita. Tutte le trattative di oggi, venerdì 16 agosto.